Piena solidarietà allo Stato di Israele e preoccupazione per la spirale di violenza che l'attacco di Hamas sta provocando, soprattutto a danno delle popolazioni civili, vittime innocenti del conflitto, e quanto esprime il Consiglio regionale nella mozione approvata all'unanimità senza dibattito nella seduta di giovedì. L'atto di indirizzo, che nella fase narrativa ricostruisce la lunga storia della questione israelo-palestinese, ribadisce la ferma condanna del ricorso a torture e massacri disumani e indiscriminati contro la popolazione civile inerme. Il documento del Consiglio auspica l'apertura di corridoi umanitari al fine di garantire la messa in sicurezza della popolazione civile coinvolta, il prosieguo della trattativa di pace e degli accordi stipulati nel 2020. E che la comunità internazionale, con l'Europa in ruolo di protagonista, possa celermente avviare iniziative diplomatiche finalizzate a interrompere la spirale di violenza e a rafforzare l'autorità nazionale palestinese come legittima rappresentante delle istanze di quel popolo. Una condanna unanime nei confronti dell'attentato veramente vile e crudele che Hamas ha sferrato nei confronti delle popolazioni israeliane, e anche di solidarietà a tutte le popolazioni coinvolte. Non è scontato che le maggioranze e le opposizioni si mettano d'accordo sulle cose. In questo caso noi abbiamo lavorato perché questo avvenisse, partendo anche da un documento che noi avevamo presentato. E credo che la richiesta che è lì contenuta di uno sforzo che deve riprendere dal punto di vista diplomatico e che veda anche l'Europa come protagonista per far cessare le armi, per aprire corridoi umanitari nei confronti della popolazione di Gaza, che ora si trova nelle condizioni di dover sfuggire magari anche ad ulteriori azioni di guerra. Tutto questo ha messo d'accordo maggioranza e opposizione. Mi fa piacere che il Consiglio regionale della Toscana sia riuscito a produrre un atto unitario, un atto che condanna in maniera univoca e senza se e senza ma qualsiasi atto di terrorismo, che si stringe vicino alle popolazioni colpite dalla violenza, che rifugge la violenza come metodo per risolvere controversie internazionali e che auspica che il mondo libero possa fare il proprio ruolo, cioè lavorare per arrivare a una situazione di pace. E anziché votare 4-5 atti differenti, uno per forza politica, se ne sia votati uno solo, credo sia un segno di maturità anche di tutte le forze politiche che siedono nel Consiglio regionale della Toscana. È un atto importante e serve soprattutto a far capire che l'intento, il primo intento che deve essere portato avanti in questo momento è garantire alla popolazione civile inermi la possibilità di mettersi in salvo. Con i corridoi umanitari abbiamo sentito purtroppo che l'Egitto questa mattina ha negato la possibilità di un corridoio umanitario per Gaza, ma soprattutto per cercare di mettere in salvo tutte le persone in attesa della de-escalation che deve essere assolutamente portata avanti dalla comunità internazionale. La mozione in questo senso spinge l'Italia insieme all'Europa ad avere un ruolo forte per questo processo che deve portare finalmente a una pace dopo decenni in cui quella zona del nostro pianeta non riesce a trovarla. È una tragedia di carattere umano. Secondo me l'opinione pubblica internazionale è fin troppo silente rispetto al dramma che sta vivendo il Medio Oriente, e quello che si sta consumando con una faida reciproca credo che meriti un impegno importante dell'Unione Europea, del nostro governo. Serve una presa di posizione netta di condanna della violenza di Hamas e di una risposta ovviamente legittima, che comunque deve non uccidere, non interessare i civili. Dobbiamo impegnarsi per fare in modo che i civili vengano salvaguardati, e nel contempo serve diplomazia, serve politica, serve attuare un'azione che consenta a due popoli e a due stati di vivere in armonia. Serve un grande scatto di responsabilità da parte delle Nazioni Unite, che ne hanno anche un pezzo di questa responsabilità se guardiamo e rileggiamo la storia degli ultimi 70 anni, che oggi si stanno defilando fin troppo da un'assunzione di responsabilità
responsabilità e di presa di posizione. Quindi credo che l'Unione Europea in primis, mi sembra, non stia facendo nulla, e questo è molto grave. Io spero che possa esserci una risoluzione, anche se difficilmente potrà essere nell'immediato. Questo poi comporta tutta una serie di concatenazioni con l'attuale situazione Russia e Ucraina, per cui credo che ci stiamo avviluppando noi come genere umano su una situazione che invece dovrebbe poter vedere la salvaguardia dei paesi assolutamente unica, quindi ognuno che sia padrone nel proprio Stato. Dal Presidente del Consiglio Antonio Mazzeo un ringraziamento dopo il voto unanime a tutte le forze politiche. Ho voluto far partire i lavori del Consiglio stamani con un minuto di silenzio per tutte le vittime innocenti di questa tragica barbarie che il gruppo terroristico di Hamas ha scatenato. Donne, uomini, bambini, tanti bambini sono stati uccisi dalla violenza del gruppo terroristico di Hamas. E allora in aula ho chiesto un impegno di tutte le forze politiche per arrivare ad un documento unitario che sostanzialmente chiedesse di porre fine a tutta questa violenza, di esprimere vicinanza al popolo di Israele, di costruire le condizioni perché si creino corridoi umanitari. La Toscana è una terra che non si è mai voltata dall'altra parte. Oggi evidentemente è necessario che ognuno di noi faccia la propria parte. Le immagini di violenza che arrivano ogni giorno da quei territori devono terminare il prima possibile. Serve un impegno dell'Europa, un impegno forte. L'Europa può giocare un ruolo fondamentale per fermare tutto quello che sta accadendo, ed esprimiamo anche ferma condanna verso l'azione terroristica di Hamas. Il Premio Innovazione Toscana quest'anno giunge alla sua sesta edizione e lo fa forte dei successi che ha riscosso negli anni precedenti. Il Premio Innovazione Toscana ha presentato quest'oggi a Palazzo del Pegso in Consiglio regionale nella sua edizione 2023. Dal 2017 abbiamo raccolto e portato alla luce 270 progetti, abbiamo premiato 45 tra imprese e start-up innovative, abbiamo coinvolto 22 giudici di elevato livello in commissioni giudicatrici che appunto hanno operato al nostro fianco. È un premio che quest'anno peraltro proietta la Toscana verso una direzione 5.0, quindi verso una direzione di futuro sostenibile, dove l'innovazione è certamente principalmente basata sulla digitalizzazione e l'applicazione delle nuove tecnologie digitali, ma si apre chiaramente al concetto della sostenibilità ambientale e soprattutto della sostenibilità sociale, con l'inserimento di una nuova sezione di concorso che è dedicata alla parità di genere e al welfare. Al premio si partecipa molto semplicemente, a partecipare quest'anno potranno essere peraltro solo le imprese, non anche altri soggetti, perché Consiglio regionale e Confindustria Toscana hanno voluto puntare l'attenzione sul sostegno agli imprenditori. Si partecipa andando sul sito Premio Innovazione Toscana, scaricando il bando e la modulistica e partecipando al concorso che apre le proprie porte dal 16 ottobre alle ore 9 fino al 10 novembre prossimo. Si aspetta un mesetto e mezzo per la valutazione da parte appunto di una commissione giudicatrice formata da scienziati, accademici, universitari e industriali, e a dicembre, entro il mese di dicembre, ci saranno gli esiti e la valutazione. Quindi l'augurio è che anche quest'anno si aggiungano molte imprese, soprattutto imprese giovanili e anche femminili, ma anche imprese strutturate di tutti i settori, a partecipare a questa bella occasione che rappresenta la Toscana, che può raggiungere un futuro sostenibile. Il premio punta a valorizzare la tecnologia, la valorizzazione proprio del territorio, non soltanto nell'ambito ovviamente dei giovani della Toscana, ma anche delle aziende proprio del territorio stesso. Sono molto orgogliosa oggi di essere qua perché è ancora una volta una dimostrazione del saper lavorare bene insieme tra l'industria e il settore pubblico. Quindi questo premio rappresenta un'attività che portiamo avanti da anni,
c'è una novità quest'anno sulla parte della sostenibilità sociale, quindi della parità di genere, filosofia nuova che deve essere trasmessa anche alle piccole e medie imprese, quindi che la donna abbia le stesse opportunità dell'uomo, nonostante il merito sia sempre l'elemento fondamentale, ma che abbia comunque le stesse possibilità di poter lavorare e sentirsi realizzata nel mondo del lavoro. Siamo alla sesta edizione di un premio per me tra i più importanti che come Consiglio regionale ogni anno finanziamo. Con questo premio noi vogliamo mandare un messaggio alle ragazze, ai ragazzi che studiano, che si impegnano sul nostro territorio, che vogliamo accompagnargli nella fase più difficile, quella in cui si vuole intraprendere qualcosa di diverso, si vuole creare una nuova impresa, si vuole costruire innovazione. Questo è il messaggio più forte. Tante aziende in questi anni abbiamo premiato, sono già 45. Quest'anno è un'edizione ancora più bella, più importante. Si è deciso di istituire un premio speciale per il welfare e la parità di genere. Ringrazio il comitato promotore, ringrazio il vero motore Silvia Ramondetta, perché in questa idea ci sta anche un po' la nostra idea di Toscana. Abbiamo lanciato Casa Toscana a San Francisco, 20 start-up parteciperanno con noi dal 4 all'8 dicembre per incontrare investitori che operano sul territorio. Insomma, investire su chi fa ricerca e vuole trasformare quella ricerca in valore per il territorio e sostenere l'imprenditoria femminile sta al centro della nostra azione politica e questo premio va esattamente in questa direzione. Occasione importante quella ovviamente del premio Innovazione Toscana per andare a presentare anche le book, quelli che sono stati i vincitori dell'edizione 2022. Arte, storia, cultura, tradizioni, sostenibilità e per questo, per queste ragioni, per il suo amore per la Toscana, per la sua capacità di saper raccontare chi eravamo ma anche attualizzarlo al presente a partire dal suo ultimo film su un grande toscano, uno dei più grandi, Leonardo da Vinci, abbiamo deciso oggi di conferire una targa, un riconoscimento ad Alessandro Sarti per il suo lavoro di regista e per il suo amore per la Toscana. Con queste parole il Presidente del Consiglio regionale ha conferito al regista Alessandro Sarti una targa per sottolineare l'impegno in questi anni dimostrato per la cultura toscana. Significa cercare di far vedere le ragioni della bellezza di questa Toscana, che non nasce ieri e per sbaglio, ma nasce attraverso i tanti personaggi e le tante realtà che hanno cercato di valorizzare questa straordinaria regione, e a noi spetta il compito anche di portarla in giro per il mondo, per le bellezze, per le peculiarità, per tutte quelle cose che ci fanno sentire orgogliosi di essere veramente toscani. A Palazzo del Pegaso la cerimonia di consegna assieme al Presidente del Consiglio, anche quella della Commissione Cultura del Consiglio regionale e i sindaci del territorio di Reggello e di Pontassieve, dove Sarti è nato e risiede. Questo riconoscimento è un riconoscimento meritatissimo rispetto a un lavoro che lui appunto ha condotto in questi anni, che è proprio appunto ci ha aiutato a raccontare, no, la Toscana, la storia e soprattutto, come dicevo prima, appunto a coinvolgere le comunità che lui ha reso protagoniste. L'ultimo lavoro del regista è la commedia Che bella storia è la vita, che vede tra gli altri nel cast anche Sergio Forconi, presente alla cerimonia, che così scherza sul regista. Gli ho insegnato parecchio io, perché insomma francamente di molte volte lui si metteva, invece di stare dietro la cinepresa si metteva davanti le prime volte, io guarda davanti, ci devo stare io, se tu devi stare dietro, e allora piano piano gli ha imparato e devo dire che gli è diventato un ottimo regista, veramente.